Amici sportivi, ben trovati da Marco Romani. Le telecamere di Ultimo Chilometro sono nella regione Lazio, esattamente a Morolo, in provincia di Frosinone. Gara riservata alla categoria esordienti del primo e secondo anno donne allieve, trofeo città di Morolo. L'organizzazione è della nuova team Anagni Pantanello del presidente Gianni Spaziani. Esordienti del primo anno, 5 giri, 5 km 800 per un totale di 30 km e 200, il secondo anno 7 giri, totali chilometri 41 e 800. Condizioni meteorologiche splendide, adesso l'intervista della pregare e poi la telecronaca. Anna Maria Girolami, sindaco di Morolo, oggi c'è questa corsa importante, categorie esordienti, primo e secondo anno. È una delle corse più appassionanti perché vede tantissimi partecipanti, soprattutto giovani che amano il ciclismo e che sono convinta che serva soprattutto questa attività sportiva a farli crescere in maniera seria, perché comunque qualunque tipo di sport, se fatto seriamente, dà delle regole ai ragazzi, delle regole che poi gli serviranno nella vita. Quindi credo che fare attività sportiva in questa maniera così seria, così oltretutto ben organizzata, non possa che fare onore a Morolo, a me sindaco, oltretutto medico, che accompagnerò questi ragazzi lungo il percorso. L'amministrazione comunale come si pone dinanzi allo sport? Beh, è sempre molto favorevole a tutto ciò che è sport e tutto ciò che coinvolge i giovani. Noi abbiamo aderito a questa, abbiamo dato anche un contributo a che questa corsa potesse avere un esito favorevole, mettendo anche a disposizione la mia persona in quanto medico e quindi massimo sostegno a tutte queste attività. Si continuerà ancora con il ciclismo anche per i prossimi anni? Beh, questo è l'augurio che tutti quanti si fanno, anche perché se i giovani intraprendono un percorso credo che lo facciano con molta maturità e serietà, quindi è giusto che la cosa prosegua anche negli anni. E questa era l'intervista della pregara con il primo cittadino di Morolo. Tutto è pronto per questo trofeo importante, il campionato regionale Lazio esordienti del primo e secondo anno. Ricordiamo un percorso a circuito, per il primo anno saranno 5 giri di 5 km e 800, saranno in 50 a partire, quindi sulla linea di partenza, mentre i team rappresentati in questa prima corsa saranno 19. Condizioni meteorologiche splendide, una gran bella giornata ma grande caldo. Ciao Marco, benvenuto qua a Frosinone, a Morolo, anche qua a romperci le scatole. Ci vogliono bene, anzi mi vogliono bene. Un saluto comunque all'amico Maurizio D'Alessandro, componente del team Digiotech di Spoltore, anche loro in questa gara, ma altri team abruzzesi sono presenti, come il team Guarenne e poi amici della BC Kickross di Pescara. Intanto il piccolo trasferimento di circa 50 metri, atleti adesso schierati ufficialmente per la partenza. Condizioni meteorologiche diciamo buone, il cielo è velato, ma signori c'è un gran caldo. Intanto c'è il via ufficiale, parte ufficialmente il trofeo Città di Morolo con l'organizzazione della nuova team Anagni Pantanello del presidente Gianni Spaziani. E questi sono i primi chilometri di corsa con Pastorelli Alessandro del team Gubbio Ciclismo Moccaiana nelle prime posizioni. Nel riquadro a destra invece la coda del plotone. Un percorso, dicevamo, a circuito, 5 giri, l'ascesa invece in via Cerquotti per l'arrivo conclusivo. Attenzione però, perché c'è il primo allungo, lo abbiamo appena nominato, Pastorelli Alessandro del team Ciclismo Moccaiana, dietro si porta anche Danieli Simone del team Massa Martana, quindi attacco, attenzione a due in questi primi chilometri di corsa. Il gruppo dietro fila indiana non lascia fare, sta per essere recuperato Danieli Simone. Ci riportiamo adesso invece sul battistrada, Pastorelli
Alessandro del team Gubbio Ciclismo Mocaiana prova ancora da solo, ma la sua sorte è segnata, viene anche lui recuperato. Quindi primo attacco della giornata, un attacco a due con Pastorelli Alessandro e Danielli Simone, un tentativo subito recuperato dal plotone, telecamere ferme. Con il passaggio dei 50 atleti alla via in questa prima categoria esordienti del primo anno, trofeo città di Morolo. Attenzione perché adesso c'è di nuovo un attacco, va via D'Amore Lino del team Daniello Cycling, il numero 29, ci prova tutto quanto solo tratto di rettilineo. Adesso arriva intanto Mazzarella Antonio del team Ciclismo Sorrentino, ancora due al comando, ma il gruppo, vedete, recupera ogni tentativo, non lascia andare. Del resto oggi c'è una maglia importante in palio, la velocità è buona, 40 km orari. Dicevo, la giornata oggi è importante perché c'è una maglia altrettanto importante, la maglia di campione regionale Lazio. Signori, qui siamo nella provincia di Frosinone. Lungo rettilineo giù in fondo, svolta a destra per l'ennesimo passaggio, il gruppo è ancora compatto. Ci sono anche team, dicevamo, abruzzesi con il team Digiotech, il team Guarenna 2000 e poi abbiamo anche gli amici della bici Kiklos di Pescara. Percorso totalmente pianeggiante, eccetto proprio l'ultimo tratto in via Cerquotti, un'ascesa di 1200 metri dove è situato l'arrivo conclusivo. Attenzione perché adesso c'è di nuovo un tentativo di allungo con Lorenzo Germani del team Civitavecchiese, gara comunque bella da seguire, molto nervosa, continui allunghi da parte dei ragazzi in corsa, ma il plotone anche qui, signori, recupera il fuggitivo, quindi nulla da fare per Germani Lorenzo, ma che continua comunque a menare un buon rapporto, si guarda dietro, desiste e quindi il gruppo allungato comunque compatto. Percorso, dicevo, totalmente pianeggiante da via La Torre, chiesa Madonna del Piano dove c'è stato il via ufficiale, poi svolta in via Fontana della Porta, strada provinciale 11 e poi ritorno in via La Torre. Intanto gli atleti con le telecamere ferme transitano dinanzi a noi, ennesimo giro qui a Morolo. Intanto adesso è inquadrato il presidente, il signor Gianni Spaziani, organizzatore di questa gara, il trofeo città di Morolo, team organizzatore Nuova Team Anagni Pantanello. Due sono gli appuntamenti televisivi di ultimo chilometro, il sabato alle ore 21 e da mercoledì prossimo, attenzione, ultimo chilometro dalle 22.50 si trasferirà alle ore 19.10, quindi questo appuntamento mercoledì prossimo alle ore 19.10, mentre resteremo sempre comunque il sabato alle ore 21 con gli ospiti in studio. E attenzione perché adesso ci prova D'Amore Lino del team Daniello, ma viene subito recuperato, rilancia il suo compagno di squadra Lorenzo Sidoti. Signori, siamo all'ultimo giro, meno di 4 km alla conclusione di questo trofeo città di Morolo, una gara riservata alla categoria esordienti, primo e secondo anno e donne allieve, campionato regionale Lazio. Nel riquadro a sinistra il battistrada e a destra il gruppo inseguitore, guadagna ancora Sidoti Lorenzo, adesso si va dritti, non si gira più a destra, si transita sotto l'arco giallo che segna l'ultimo chilometro, ultimi 1000 metri per il battistrada, il team Daniello Sidoti Lorenzo, anche se adesso il gruppo è in forte riavvicinamento, bisogna adesso soltanto pedalare, guardare avanti
e cercare di mantenere la velocità. La strada adesso si impenna leggermente, arrivo in leggera ascesa, telecamere ferme. Sidoti Lorenzo, ahimè, è stato recuperato dal plotone ed è lanciata la volata con Germani ed Ignani nelle prime posizioni. Strada che adesso si impenna leggermente, è un testa a testa, è uno sprint a due con Germani ed Ignani, ed è Germani Lorenzo che vince del team Civitavecchiese. Secondo posto per Filippo Dignani, Scap Foresi. Terzo posto per Marco Mammi del team Civitavecchiese. Poi Luca Russo, team Daniello, De Laurentiis, Giuseppe. Guarenna 2000, intanto c'è una caduta, ma nulla di grave. Ricordiamo allora Germani Lorenzo, oltre a vincere la gara, è anche il campione esordiente, campione regionale esordienti del primo anno del team Civitavecchiese, campionessa esordienti e Chiara Liverani del Cycling Team Pomezia. Ricordiamo quindi l'ordine di arrivo: vittoria per Lorenzo Germani Civitavecchiese, secondo posto Filippo Dignani Scappo Foresi, terzo posto per Marco Mammi del team Civitavecchiese. 30 km e 200, tempo impiegato 54 minuti, la media è stata di 33,556. Partiti in 50, arrivati in 39. Trofeo Città di Morolo, gara questa riservata alla categoria esordienti primo e secondo anno donne allieve, campionato regionale Lazio, team organizzatore nuova team Anagni, Pantanello del presidente Gianni Spaziani. E con le immagini adesso siamo nella categoria esordienti del secondo anno, due giri in più dei colleghi del primo, quindi da 5 passiamo a 7 per un totale di 41 km e 800 metri. Il percorso è identico, quindi sono giri in pianura, eccetto poi l'ascesa conclusiva di 1 km e 200 metri sino a raggiungere l'arco di arrivo. Intanto c'è il trasferimento piedi a terra dinanzi la chiesa Madonna del Piano di Morolo. Saranno 23 team rappresentati, 50 atleti schierati sulla linea di partenza. E intanto c'è il via ufficiale, quindi parte anche questa seconda tranche di gara del trofeo Città di Morolo. Adesso di scena ci sono gli atleti, i ragazzi, i corridori della categoria esordienti del secondo anno, campionato regionale Lazio. E questo, signori, è il gruppo. Attenzione, perché adesso c'è il primo attacco con Cosentino Giovanni del team Gubbio Ciclismo Mocaiana e poi Pantella Alessio, che adesso si porta davanti, del team Lu Ciclone. Vantaggio di circa 100 metri, i due continuano a pedalare molto bene, davanti ancora Pantella Alessio che detta l'andatura del tandem in fuga. Attendiamo il gruppo, pilotato dagli uomini del team Digitech con Berardi e Simone nelle prime posizioni. Nel riquadro a sinistra il gruppo, a destra invece gli uomini al comando, i due atleti che partenza via sono andati in fuga. Questa è una gara riservata, dicevamo, alla categoria esordienti del primo e secondo anno, con l'organizzazione della nuova team Anagni Pantanello del presidente Gianni Spaziani. Intanto attenzione, perché Cosentino Giovanni del team Gubbio Ciclismo Mocaiana è stato recuperato dal plotone, quindi ha desistito dall'azione. Rimane davanti adesso Pantella Alessio, che però anche lui, ahimè, viene recuperato. Quindi team Luciclone e team Gubbio Ciclismo Mocaiana protagonisti in queste prime battute di gara, entrambi comunque i ragazzi adesso recuperati, il gruppo ritorna compatto. Quindi gara abbastanza nervosa anche questa del secondo anno. Le telecamere di ultimo chilometro sono nella splendida regione Lazio, esattamente nel comune di Morolo in provincia di Frosinone.
Due sono gli appuntamenti televisivi di Ultimo Chilometro, il sabato alle ore 21 e da mercoledì prossimo, attenzione, Ultimo Chilometro dalle 22.50 si trasferirà alle ore 19.10, quindi questo appuntamento mercoledì prossimo alle ore 19.10, mentre resteremo sempre comunque il sabato alle ore 21 con gli ospiti in studio. È in atto un tentativo adesso di allungo a 5, propiziato da Cosentino Giovanni del team Gubbio Ciclismo Mocaiana, che riprova ancora una volta ad andar via. Con lui Longobardi Catello del team Balzano, poi Crocesi Edoardo del team Capobianchi, Matteo Sarchiapone del team Digiotech e Bazzica Tommaso del team Lu Ciclone. Quindi 5 uomini davanti, però attenzione, non c'è molto accordo e quindi il gruppo adesso li recupera, quindi nulla ancora da fare, però i tentativi insomma ci sono in questa seconda tranche di gara del trofeo Città di Morolo. Attenzione, perché adesso c'è chi rilancia l'azione, ancora Bazzica Tommaso del team Luciclone e si porta dietro Longobardi Catello del team Balzano. Quindi due uomini adesso al comando, dopo il ricongiungimento dei cinque con il plotone riprovano in due, Bazzica Tommaso e Longobardi Catello del team Balzano. I chilometri sono leggermente aumentati per questa categoria esordienti del secondo anno, siamo passati da 30 e 200 a 41 e 800, ma anche i due attaccanti sono stati prontamente recuperati al passaggio zona arrivo e quindi adesso ancora una volta si viaggia compatti. Una bella giornata sia dal punto di vista sportivo che anche meteorologico, cielo velato, comunque c'è gran caldo, un'ottima organizzazione del team Anagni Pantanello. Le telecamere di Ultimo Chilometro sono nel Lazio, provincia di Frosinone, esattamente a Morolo. E c'è di nuovo un tentativo di allungo, esce Pantalla Alessio, ancora lui del team Luciclone, e dietro si è portato adesso Tiberio Antonio del team Olimpia Valdarnese, quindi due uomini al comando, una bella azione perché i due hanno già guadagnato circa 25 secondi sul plotone che insegue. Intanto le telecamere di Ultimo Chilometro sono in coda al passaggio zona arrivo nel riquadro a sinistra, il tandem di testa, mentre a destra abbiamo il gruppo che cerca di inseguire. Quindi due uomini al comando per gli amanti della cabala del lotto 58 e 50 da giocarsi, perché no, sulla ruota di Roma. Pantalla Alessio del team Luciclone e poi Tiberio Antonio del team Olimpia Valdarnese, due uomini al comando. Intanto dietro nel gruppo prova ad uscire il numero 97 e Barone Salvatore del team Aromi e Dolci, quindi si sta muovendo anche il gruppo, arriva anche Bazzica Tommaso del team Luciclone, quindi abbiamo due uomini al comando con Pantalla Alessio e Tiberio Antonio, poi dietro abbiamo e Barone Salvatore e Bazzica Tommaso, però attenzione, dietro i due contrattaccanti sono stati recuperati. Intanto attenzione, perché il vantaggio dei due sta aumentando, siamo a un minuto vantaggio sul gruppo che intanto adesso arriva, le telecamere ferme sono quelle di Ultimo Chilometro, vantaggio un minuto dei due uomini al comando e la cosa si fa abbastanza seria, perché questa, signori, è una gara importantissima, il campionato regionale Lazio con l'organizzazione splendida del team Anagni Pantanello, due uomini al comando, vantaggio che continua ad aumentare e dietro il gruppo non riesce ad organizzarsi per cercare di riportarsi sotto al tandem di fuga.
Doppio schermo, a sinistra il tandem di testa e poi a destra il gruppo inseguitore. Vantaggio che continua ad aumentare, siamo adesso a 1:20. Questo è il gruppo che, beh, dire che sta inseguendo è una parola grossa, oramai non ci credono più, stanno lasciando andare i due uomini al comando, Pantalla Alessio del team Luciclone, nelle prime posizioni abbiamo anche Matteo Cerretani del team Digitech che ci sorride, quindi l'azione del gruppo non è assolutamente importante. Importante invece è l'azione dei due al comando con Pantalla Alessio, Luciclone e Tiberio Antonio del team Olimpia Caivano. Vantaggio, signori, che continua ad aumentare, suona la campana dell'ultimo giro e quindi ultimi 5 km e 200 metri, 1:45. Questo è il vantaggio su Berardi Simone. Intanto Berardi cerca di uscire dal gruppo, l'atleta del team Digitech, curva a destra e campana anche per il plotone, ultimo giro, 1:55. Intanto Berardi Simone viene recuperato dal plotone, rilancia l'azione alle spalle dei due uomini al comando. Nicolas Chiola, l'atleta del team Digitech, cerca di andar via Nicolas per assicurarsi almeno una terza posizione. Sarà dura, ma ci sta provando il ragazzo. Complimenti. Intanto torniamo davanti, ancora Pantalla Alessio del team Luciclone e Tiberi Antonio del team Olimpia Caivano. Stiamo in zona arrivo, adesso ci sarà un'ultima ascesa, l'ascesa di 1200 metri di via Cerquotti sino a raggiungere l'arrivo. Attenzione, le telecamere sono ferme, quelle di ultimo chilometro. Davanti c'è Alessio Pantalla, tutto solo, del team Luciclone, che sta per vincere il trofeo Città di Morolo. Dietro di lui c'è Antonio Tiberi ed è Alessio Pantalla che vince, team Luciclone. Secondo posto per Tiberi Antonio del team Olimpia Valdarnese. Una splendida azione dei due atleti. Intanto giù in fondo sta arrivando il gruppo, davanti c'è Nicolo Cardinali del team Luciclone, quindi prima posizione e terza posizione del team Luciclone. Attenzione, caduta. Intanto arriva Andrea Spaziani, campione regionale Andrea Spaziani del team Anagni, poi Mattia Pomenti. Quindi questo è l'ordine di arrivo con la vittoria di Alessio Pantalla del team Luciclone, secondo posto Tiberio Antonio Olimpia Valdarnese, poi Cardinali Nicolo del team Luciclone, quarto posto per Spaziani Andrea, team Anagni Pantanello, campione regionale, e poi Mattia Pomenti, il Pirata Evolution Team. Campionesse allieve donne, Alessia Bevelacqua, il Pirata Evolution Team, e poi Marica Proietti, la ragazza di casa del team organizzatore, team Anagni. Campione regionale, ricordiamo ancora una volta, uomini, quindi esordienti del secondo anno, Andrea Spaziani, team Anagni. Vittoria per le donne di Valeria Pompei, l'atleta del team Amici della Bici Kiklos. E allora ricordiamo, prima delle interviste conclusive, la vittoria di Pantalla Alessio, team Luciclone, secondo posto per Tiberi Antonio del team Olimpia Valdarnese, terzo posto per Nicolo Cardinali del team Luciclone. Una splendida gara, questa, il trofeo Città di Morolo in provincia di Frosinone nella regione Lazio, le telecamere di ultimo chilometro, telecronaca di Marco Romani. Ancora grazie e complimenti per l'ottima organizzazione al team organizzatore, la nuova team Anagni Pantanello del presidente Gianni Spaziani. Signori, è tutto, vi lascio con le interviste e alla prossima, sempre con Ultimo Chilometro.
Germani Lorenzo, il vincitore della categoria esordienti del primo anno, complimenti. Grazie, ci tenevo molto a questa gara perché era anche il campionato regionale. Ambivo di più alla vittoria della maglietta e del campionato regionale rispetto alla corsa. Comunque ce l'abbiamo fatta e sono felice anche della vittoria. Adesso la prossima dove? La prossima domenica a Sora. E abbiamo... vabbè, speriamo di fare bene. Marica Proietti, no, complimenti, insomma, il team organizzatore che indossa la maglia. È andata bene? Sì, è andata bene, è stata una corsa abbastanza dura, però ho resistito fino all'ultimo, ho stretto i denti e ce l'ho fatta. Eravate anche tante ragazze? Sì, eravamo 4 ragazze. E tu sei la più brava. È tutto grazie al direttore sportivo e a tutte le persone che mi sostengono e che credono in me. La stagione come procede? La stagione procede bene, con una caduta martedì. Bene, quindi bene con una caduta martedì, sì, perfetto. Sì, però per il resto tutto bene, tutti i primi posti e basta. Sei una vincente. Sì. In un certo qual senso te l'aspettavi di vincere la maglia? Sì. Me l'aspettavo anche perché è la seconda volta questa qua che prendo la maglietta e ci credevo e ho stretto i denti e ce l'ho fatta. Adesso serve anche il pantaloncino, facciamo... E certo, adesso la tuta completa. Andrea Spaziani, complimenti al team Anagni che vince la maglia di campione regionale. Sì, è stata una gara molto combattuta tra me e Pomenti, mi sono sfruttato, ho giocato sempre sulle seconde ruote cercando di risparmiarmi fino all'ultimo. Poi agli ultimi 200 metri è lanciata la volata, è partito il mio compagno di squadra. Appena ho visto che si è piantato anche Pomenti, sono partito anche io. Ho spinto tutto quello che potevo, poi il mio compagno di squadra è caduto e ho dovuto passarlo. La stagione comunque che sta andando bene, no? Bene, sì, una vittoria stagionale, molti piazzamenti e oggi è arrivata anche la maglietta campione regionale. Valeria Pompei, complimenti, la prima delle donne categoria allieve. Sì, sì, è stata una gara dura con scatti e controscatti e diciamo poi con la salita finale è stata proprio una bella gara. Insomma, gara dura, abbiamo detto, gran caldo però, dai. Sì, addirittura cioè, prima della gara sono entrata dentro la fontana e mi sono fatta proprio un bel bagno perché cioè, con tutto questo caldo è stato molto difficile. Infatti anche i rifornimenti, vedevo ogni giro tantissime persone. Tu stai recuperando la forma dopo un infortunio all'Isola d'Elba? Sì, diciamo che all'Isola d'Elba mi è andata male, una frattura alla clavicola, mandibola e tramacranico. Ora sto piano piano riprendendo la forma, speriamo bene, dai. Bocca al lupo! Crepi! Natalino Necci, il direttore sportivo del team Anagni, complimenti oggi, 2 maglie. Beh, il primo obiettivo della stagione, già inizio stagione, e avevo detto ai ragazzi che il primo obiettivo era il campionato regionale e fortunatamente l'abbiamo raggiunto. La stagione procede comunque bene, no? Fino adesso fortunatamente sì, dico fortunatamente perché un ragazzo già è caduto 2 volte, no, un po' di sfortuna c'è stata, però abbiamo diversi piazzamenti con Spaziano Andrea, una vittoria e adesso oggi è arrivato il campionato regionale che era il primo obiettivo della stagione. Da me è dichiarato, già avevo dichiarato. E l'abbiamo... Ci puntavate? Ci puntavamo, sì, a questo. Adesso invece, la domenica prossima, che succederà? Domenica prossima abbiamo il campionato provinciale a Sora, sempre provincia di Frosinone. Però diciamo è un obiettivo secondario. Il secondo obiettivo è il campionato italiano, a Boario Terme, sempre con... devono essere selezionati là i ragazzi. E Andrea dovrebbe starci dentro, diciamo. Pantalla Alessio, complimenti, sei il vincitore della categoria esordienti del secondo anno. Sì, è stata una gara molto dura, molto movimentata, fin dai primi chilometri. Dopo io e Tiberi siamo riusciti a staccare il gruppo e siamo andati via. Bel vantaggio. Sì, quasi 2 minuti. Sì. E quindi, insomma, vita facile. Sì, abbastanza, però è stato molto bravo il mio compagno di squadra, di fuga e anche i miei compagni di squadra sono stati molto bravi a tenere il gruppo, a aiutarmi per la mia fuga. La stagione procede come?
molto bene, direi, con i miei compagni che mi aiutano sempre e molto bene. Voi siete del team Lo Ciclone, di dove? Umbria. Umbria. Foligno. Foligno. Sì. Vabbè, vittoria per te adesso, il team sarà contento, ti aumenteranno anche lo stipendio. No, no. No? No. Allora, già pigli tanto. No. Va bene, la prossima dove? La prossima a mercoledì al tipo pista di Mogaiana. E lì si farà bene ancora? Sì, sì, sicuramente. In bocca al lupo. Crepi. Alessia Bevelacqua, complimenti, sei campionessa regionale. Sì. È andata bene, no? Sì, abbastanza. Tu sei del team? ASD Il Pirata. Insomma, una stagione che procede come? Abbastanza bene. Abbastanza bene, vittorie ne stanno arrivando. Sì, sì, se ne sono arrivati un po', speriamo bene. Una vincente? Sì. La prossima dove? Non ne ho idea. Domenica prossima, no? Sì, sì. Si vincerà ancora? Speriamo. In bocca al lupo. Crepi. Chiara Liverani, complimenti, sei la campionessa regionale. Sì. È andata bene, no dai? Sì. Contenta? Uh-huh. Il team cosa dice? Andata bene. Vittorie le stanno arrivando quest'anno? Sì. Insomma, sei una vincente anche tu. La prossima corsa dove? Marco Mammi. Italiani. Anche lì si farà bene, no? Speriamo. In bocca al lupo. Grazie.